Giustizia e lotta alla mafia. A Caserta le ruspe demoliscono la villa bunker del boss Zagaria, alla presenza del ministro Matteo Piantedosi e del presidente della regione Vincenzo De Luca. Allora andiamo da Bruna Variale. Sì, lo vedete, le ruspe continuano a lavorare qui a Casapesenna, dove c'era il covo di Michele Zagaria, Primula Rossa del clan dei Casalesi. Ebbene, Sì. continueranno a demolire la sua villa per almeno 15 giorni, dopodiché il bunker sotterraneo verrà tombato dai vigili del fuoco. E qui, come ha detto il ministro Matteo Piantedosi, ci sarà un parco di cui potranno godere gli abitanti di Casapesenna, un parco che indica lo Stato che si riappropria del suo territorio. E dà speranza per il futuro, il servizio. Le ruspe sono un lavoro, non rimarrà nulla del portone di legno di questa villetta e del bunker di cemento sotterraneo a cui si accede attraversando questa botola. A Casapesenna, nel Casertano, è terminata la latitanza, durata 16 anni, del boss dei Casalesi, Michele Zagaria, soprannominato Capastorta, il 7 dicembre del 2011. Qui il capo clan si è arreso allo Stato e ora il covo viene demolito. I vigili del fuoco tomberanno il bunker. Il capo dei Casalesi, rappresentante dell'ala imprenditoriale del clan, si era nascosto dove era nato, contando anche sulla complicità di alcuni abitanti della zona. Un congegno elettrico permetteva di spostare il pavimento dal piano terra di questa villetta. Zagaria poteva accedere attraverso questa botola ad una stanza sotterranea. La villetta, di proprietà della famiglia Inquieto, è stata sequestrata subito dopo la sua cattura e acquisita al patrimonio del comune di Casapesenna, che avrebbe voluto utilizzare questa struttura. Pensare ad un parco, quindi un luogo di serenità, un luogo dove ci si potrà intrattenere con i bambini o si potrà leggere, si potrà svolgere una vita serena. 30 anni fa questo non era possibile. Ma la costruzione è abusiva e quindi la decisione di abbatterla del tutto. Stamattina a Casapesenna anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Quest'oggi il valore è altamente simbolico, anche pedagogico, da tutti i punti di vista, perché viene data, come dire, visibilità a quella che è un'azione di recupero della legalità da parte dello Stato.